Buonasera, benvenuti a tutti. Palasport di Senigallia in via Capanna per la partita che si sta per giocare, che sta per iniziare tra la Golden Gas Senigallia, squadra di casa, e la Ortona, We Are Basket Ortona, che arriva da una vittoria scoppiettante in casa contro la capolista Montegranaro. Quindi troviamo qui a Senigallia il basket Ortona in gran forma. Senigallia reduce invece giovedì da una sconfitta a Giulianova, campo storicamente difficile per Senigallia, che oggi si gioca assieme ad Ortona una partita fondamentale, importantissima se la vogliamo vedere dal punto di vista dei playoff, ma poi ne parleremo in seguito. Intanto andiamo a vedere il primo tentativo da tre punti che prende soltanto il ferro di Martelli, e Senigallia che va subito a rispondere sempre da tre punti con Giampieri, primo ferro per lui, e rimbalzo di Castelluccia. Subito le squadre che cercano di alzare il ritmo. Dicevamo, da un punto di vista di playoff per Ortona potrebbe essere una partita chiave, fondamentale. Per Senigallia ci potrebbero essere chance interessanti anche da un punto di vista eventualmente di un risultato spiacevole. Per adesso è troppo presto parlarne, anche perché il canestro di Di Carmine con una distrazione difensiva del Senigallia fa capire bene quale sia la lucidità con cui Ortona è scesa in campo, che su questo errore di Gnaccarini prende ancora il rimbalzo, ancora Di Carmine, uno dei pericoli numeri uno di questa squadra per quanto riguarda la difesa di Senigallia. Forse perde il controllo del perno, è quello che come interpretazione dà il pubblico di Senigallia. Non arriva il fischio, arriva invece l'errore al tiro, e Senigallia è già dall'altra parte con Falche dal mezzo angolo, prova a muovere la retina, non arriva nemmeno adesso il primo canestro della partita per la Golden Gas. 2-0 per Ortona, che va a cercare in posizione profonda Raffaele Martone. Arriva in precedenza il fallo di Mirko Pierantoni, il capitano, al suo primo fallo personale. Rimessa da fondo Ortona, che nella gara di andata contro Senigallia ha perso di 4 punti, quindi eventualmente avremo modo più avanti di vedere anche questo aspetto della partita. Giampieri, penetro, scarico per Gnaccarini, la posizione di Gnaccarini è quella preferita al mezzo angolo, il tiro esce con un po' di sfortuna, ancora Musso a costruire il gioco che passa dalle mani di Di Carmine per arrivare fino in posta. Martone che si gira subito, ma poi Di Carmine, specialista nel rubare il tempo agli avversari, a rimbalzo d'attacco si fa ancora sentire, e Di Carmine segna su tap-in. La palla ancora per Gnaccarini in punta, un mezzo cambio difensivo, Pierantoni da lontano, anche lui solo doppio ferro, e la palla che esce. Vedremo se Senigallia continuerà con fiducia a prendere i tiri che la partita gli comanda. Fino adesso tiri buoni, intanto la palla di Di Carmine è decisamente fuori tempo, ma Fall non si accorge del tracciante lanciato da Di Carmine, e quindi rimessa con 11 secondi sul cronometro di 24 proprio per il basket Ortona, che fino adesso è stata l'unica squadra a segnare dall'inizio della partita. Prova a portarsi in centro area per il tiro, Musso sbaglia, rimbalzo di Fall, riparte Gnaccarini, la palla per Fall è grandiosa, no look di Gnaccarini, e primo canestro della palla canestro Senigallia, che dà senza dubbio un po' di forza psicologica. Dall'altra parte lavora perfettamente Castelluccia, in perfetto equilibrio, arresto e tiro dopo aver fatto saltare Fall come un tappo di champagne. Ma non c'è modo di commentare un canestro che ne arriva subito un altro. Jan de Fall si rifà immediatamente, 4 punti per lui che sono tutti quelli che ha segnato Senigallia fino a questo momento. Castelluccia, la palla che dalle sue mani parte per un passaggio a Di Carmine, gli scivola un attimo la palla, ci sarà da difendere forte, Giampieri si avvicina, poi deve affrettare i tempi del tiro. Alex Martelli non va, Gnaccarini con la palla in mano a condurre ancora una transizione, Maggiotto è il suo primo tentativo, la palla è per Fall che la controlla con un attimo di esitazione, poi il tiro è sbagliato e si va ancora su e giù per il campo a cercare il primo mismatch possibile. Molto bravo Di Carmine a crearsi lo spazio con il corpo e poi a farsi franare quasi addosso il difensore, conquista il fallo di Maggiotto e va in
lunetta per i suoi primi tiri liberi della partita. Di Carmine, una delle ali probabilmente migliori dell'intero girone, il mancino abruzzese che ha più o meno buona completezza di gioco, sbaglia il primo dei due tiri liberi a disposizione. Non va neanche il secondo, rimbalzo di Pierantoni e si riparte. Sono passati quasi 4 minuti dall'inizio della gara, 6-4 per Ortona, con Gnaccarini che va a chiamare il movimento che dovrebbe liberare Maggiotto. Arriva l'end-off molto aggressiva, la difesa di Carmine. Gnaccarini dà uno sguardo al cronometro, dovrà inventare un tiro, lo inventa da 3 punti, è forzato, non va neanche tanto distante dal bersaglio, ma sull'errore riparte il contropiede di Ortona e Pierantoni si fa superare da Martone, che segna appoggiando al vetro. Molto ben preparato, molto buono l'inizio di Ortona. Intanto Maggiotto esce, la ricezione di Carmine che vuole mandarlo verso il centro, cioè verso la sua mano mancina. Giampieri ferma il palleggio da Perfal, che viene ovviamente lasciato molto libero da quella posizione. Parte il tiro di Maggiotto che è sbagliato e riparte la transizione di Ortona con Musso che fa viaggiare la palla per Martone. Vorrebbero la sponda per Di Carmine, arriva adesso la palla di Carmine che la consegna ancora a Castelluccia, che sbaglia da lontano. Riparte ancora Maggiotto, vorrebbe Gnaccarini in mezzo angolo. Gnaccarini invece si fa tutto il campo, poi apre per Giampieri, ancora una tripla e adesso la tripla entra. Giampieri riporta a meno uno Senigallia, entra a referto anche Fabio. E le triple di Giampieri sono fondamentali per questa squadra. Intanto Castelluccia gli sta vicino, Pierantoni con le braccia alte per cercare di togliergli il tiro. Intanto distrazione della difesa, facile appoggio di Martone che sale a quota 4. Seconda distrazione della difesa di Senigallia, che sta prendendo le misure con il gioco di tagli di Ortona. Intanto Maggiotto, l'arresto e tiro e c'è l'errore, il primo a capire tutto è Di Carmine che parte anticipando le intenzioni della difesa, deposita il 10° punto dell'Ortona, 12° punto dell'Ortona. Time out Golden Gas Senigallia sul punteggio di 12 Ortona, 7 Golden Gas Senigallia. Rientrano in campo le squadre, il time out che coach Valli ha comandato per cercare di dare un po' più di spessore alla difesa di Senigallia, che ha subito canestri in diverse situazioni. Intanto l'uscita al time out è ottima con la palla di Maggiotto per Fal, che subisce fallo, si conquista 2 tiri liberi. Primo fallo, primo di squadra. Fallo di Musso, primo fallo di squadra per Ortona dopo 6 minuti di gioco. Fal a segno nel suo primo tentativo dalla linea del tiro libero, 5 punti per Yande, arrivato a Senigallia a campionato in corso. Corto il secondo, rimbalzo ancora di Carmine che è presente ovunque,
6 punti, 3 rimbalzi fino a questo momento per Gianluca Di Carmine. Adesso la palla sull'angolo per Castelluccia, che da 3 punti è un cliente molto complicato da gestire se gli si lascia spazio. Lo conferma con questo tiro da 3 punti che va a segno, gli risponde Gnaccarini con l'arresto di tiro. Gnaccarini ha un po' di spazio, lo sfrutta, il tiro è sbagliato, prende la palla ancora la difesa di Ortona, trasforma immediatamente azione difensiva ad azione offensiva. Castelluccia sbaglia, poteva essere un canestro davvero complicato da assorbire per Senigallia. C'è l'errore, ma c'è anche adesso la ripartenza e fallo. Con mestiere e determinazione in centro area si conquista ancora il fallo. Il fallo è di Luca Castelluccia, ancora tiri liberi per Jan De Fal, con Ortona che sta cercando di dare un messaggio chiaro, a mio modo di vedere, alla partita, alla sua partita difensiva, e cioè ci vanno bene i canestri di Fal, ci vanno bene i tiri di Gnaccarini, non vogliamo mettere in partita Andrea Maggiotto, e quindi tutto il resto è da scoprire, diciamo così. Intanto Fal a realizzare solo uno dei tiri liberi a sua disposizione con Musso in palleggio. La palla gira per Di Carmine alla triangolazione, che va subito a cercare Martone, contrastato da Pierantoni. Arriva l'infrazione di passi di Raffaele Martone, non si trova d'accordo con l'arbitro, il fischio della coppia arbitrale, i coppi arbitrali che sono Matteo Semenzato di Mirano in provincia di Venezia e Giulia Sartori di Arsier in provincia di Belluno. È stato senza dubbio un buon fischio, ottima uscita di Giampieri dal blocco, ricezione e tiro, come fanno tutti i tiratori che mentalmente sono pronti prima di ricevere il pallone. Segna Fabio Giampieri, 15 Ortona, 11 Golden Gas. Castellucci con la palla, adesso la passa a Musso, davanti a sé a Gnaccarini, prova ad attaccare uno contro uno, si crea lo spazio con un gioco di piedi, occhi, dribbling molto ben fatto da Musso, che realizza il suo primo canestro dal campo. Va da lontano, Maggiotto vuole inserirsi in questa partita e ci entra dalla porta principale, quella della tripla del 17-14. Prova a rispondere immediatamente Castelluccia, che bravo Luca Castelluccia a raggelare immediatamente gli animi sia degli avversari che del pubblico. End off tra Giampieri e Pierantoni, dietro la schiena di Giampieri per Pierantoni, la palla arriva a Maggiotto, si costruisce il tiro contro Castelluccia, non va ancora, si distende in transizione Ortona, Musso vede uno spiraglio, ci si butta dentro, buon uso del corpo di Musso che contro Gnaccarini sbaglia ma subisce fallo. Primo fallo anche per Marco Gnaccarini e Musso in lunetta per due tiri liberi. Intanto prima sostituzione arriva agli ordini di Quilici, coach di Ortona, in panchina Martone, al suo posto Nicolò Bertocco per Senigallia, riposo per Mirko Pierantoni, in campo Michael Bertoni. Intanto primo tiro libero a segno di Gustavo Vittorio Musso, con Ortona che sta allungando a più 7, e più 7 rimane dopo questo errore. 21 Ortona, 14 Golden Gas, un minuto e mezzo alla sirena del primo periodo di gioco, consegnato con Bertoni. Gnaccarini adesso si allarga in palleggio, ancora la palla per Bertoni che non è controllata, palla bassa, i due si danno il cenno di intesa e questa palla persa dà ancora un possesso a Ortona, che con Musso schema 2, la doppia uscita, vediamo se sarà per Bertocco o invece diventa un pick and roll con Di Carmine che si apre, poi la palla questa volta un po' statico l'attacco di Ortona, e forse il più statico visto fino adesso, però c'è un'altra distrazione difensiva e la palla di Bertocco per Di Carmine è davvero notevole. Di Carmine segna ancora un canestro facile, arrivano due cambi pronti per coach Valli, che vuole dare un segnale chiarissimo ai suoi, le distrazioni si possono pagare care in una partita come questa. Giampieri si crea lo spazio con il palleggio per l'arresto tiro, non va ma fa buona guardia Fal, che si gira, vuole prendersi due punti dal suo rimbalzo d'attacco, il tiro è buono ma è sbagliato, riparte Musso
ancora a sfruttare subito un po' di spazio che gli dà il velo di Castelluccia, la palla che si muove fino ad arrivare nelle mani di Martelli, che trova un buon scarico, adesso addirittura un po' di accademia per Ortona, che forse confezionano il miglior canestro della partita fino a questo momento. Che azione, giù il cappello per Ortona che arriva qui lucidissima. 25 Ortona, 14 Golden Gas, 9 secondi alla sirena, con Maggiotto che deve gestire quest'ultimo possesso fondamentale, trovare qualcosa da questo possesso. Maggiotto, il sottomano non va neanche questo, e l'ultima preghiera dell'Ortona, non trova il canestro. Quindi primo periodo di gioco con il punteggio di 25 Ortona, 14 Golden Gas, che ha segnato con 3 punti Maggiotto, con 3 punti, 5 punti per Giampieri, 6 punti per Fall, mentre per Ortona 4 di Martone, ottimo per 8 per un ottimo di Carmine, 3 punti per Mussio e 10 per Luca Castelluccia. Secondo periodo si inizia con Caverdi in campo e Pietrini. Rimbalzo di Bertocco che riparte, e subito la palla gestita dal nuovo entrato Abbassi, maglia numero 4, subito a mettere in ritmo il tiro. C'è stato l'errore e il rimbalzo d'attacco di Di Carmine, ancora il tiro da lontano, da 3 punti, sbagliato per Martelli. Riparte Caverni, prova ad attaccare Abbassi, poi si riprende il controllo del palleggio e ricomincia partendo proprio dal pick and roll con Jan De Fall. La difesa di Ortona è molto aggressiva, in qualche modo Caverni si ritrova la palla in mano, salta con l'idea di passarla, poi deve inventare una soluzione. Ancora un po' di confusione tra le maglie bianche dei padroni di casa, c'è sicuramente un po' di tensione per una partita che ha un significato molto profondo. Senigallia che arriva da un girone d'andata pieno di difficoltà e di infortuni, adesso si trova a quota 26 punti in coabitazione con Porto Sant'Elpidio. Ortona è dietro a 22, in mezzo c'è Rimini a 24. Entrambe le squadre sanno perfettamente che alcune chance dei playoff passano per questa partita, diciamolo pure, più che alcune, gran parte delle chance di playoff passano da questa partita. Ortona con Abbassi prova ad andare fino in fondo, attacca in modo deciso Caverni, si va a prendere il primo fallo di Michele Caverni. Rimessa laterale per Ortona, che si tiene ancora stretto il più 11 che si è guadagnato e lavorato nel primo periodo. Castelluccia ancora il handoff, poi la palla passa per le mani di Di Carmine, ancora per Abbassi, e Castelluccia fa buona guardia a Bertoni che gli sporca la ricezione, poi arriva il fallo proprio chiamato a Mike Bertoni, che aveva fatto un capolavoro difensivo fino a quel momento. Primo fallo, secondo di squadra. Già due falli di squadra per Senigallia, sono passati poco più di un minuto. Contatti duri tra Fall e Di Carmine, l'uscita di Abbassi è comoda per ricevere, ancora lo stesso movimento di prima con Castelluccia che passa per le mani, che vuole passare per le mani di Carmine, ci capisce tutto Jan De Fall, e alla fine arriva un'infrazione di piede, se ho ben capito. L'arbitro semenzato giudica intenzionale il tocco di Jan De Fall con il piede. Si riparte ancora con un possesso Ortona, e Senigallia adesso sta sicuramente accumulando carica agonistica per i prossimi minuti. Vedremo se ci saranno anche dei punti a tabellone a dare ancora più lucidità e più convinzione ai ragazzi di Coach Valle. Intanto la convinzione in difesa, Mike Bertoni la sta mettendo, e come sporca un altro pallone e interrompe l'azione offensiva di Ortona, ed arriva adesso il fallo di Di Carmine, che non fa nessun accenno di protesta, apre chiaramente il braccio sul corpo di Jan De Fall, e la partita si accende improvvisamente. In questo momento vediamo subito la prima azione di Senigallia,
che dovrebbe aver messo sulle facce giuste i Caverni. Prova ad andare fino in fondo, si trova tutto solo, forse la finta gli fa perdere l'attimo del tiro, ritira fuori, mette fuori la palla per Bertoni che sbaglia da tre punti. Tutto molto ben fatto, mancano ancora i punti e questa volta rischia qualcosa Bertocco, anzi rischia grosso, poi la palla di Pietrini sul recupero è imprecisa, ancora un'occasione buttata alle ortiche di Senigallia, ritorna in campo Maggiotto per Giampieri. Coach Valle ha bisogno dei punti del suo numero zero, Senigallia che sta mettendo le unghie difensivamente su questa partita, ma come dicevamo purtroppo non riesce a trasformare in punti le proprie iniziative, punti che darebbero sicuramente un po' di tranquillità a una squadra piuttosto giovane che ha messo su quest'anno la dirigenza senigalliese. Bertoni alle prese con Castelluccia, gli rende molti centimetri ma non gli rende certo da un punto di vista della solidità fisica, infatti riparte Senigallia e arriva l'interruzione dell'azione durante un contropiede. Sta succedendo di tutto, diciamo che è giusto fermare il gioco, c'è Castelluccia a terra che ha subito un colpo, ma tra una chiamata e l'altra Senigallia si sente forse in qualche misura penalizzata. Intanto cerchiamo di capire subito quali sono le condizioni, quindi le priorità, le condizioni di Castelluccia che è caduto a terra e sinceramente non sono riuscito ad individuare se fosse stato un contatto nel cadere. Credo di sì perché si tiene la testa, quindi dovrebbe essere semplicemente quella che volgarmente chiamiamo zuccata in terra dopo il contrasto con Mike Bertoni. C'è il test che dottor Orazzi, il dottore di Senigallia, sta facendo a Castelluccia, vedremo se sarà tutto positivo. Intanto cambio obbligatorio, esce ovviamente Castelluccia, fa il suo ingresso in campo. L'altro di Carmine, e cioè Alessio di Carmine, si riprende il gioco con Caverni. L'arresto e tiro sfidatissimo Caverni, importante segnare questo tiro, non lo segna adesso ma potrebbero esserci occasioni anche più importanti di queste, non deve perdersi d'animo Michi. Poi l'intervento di fallo è giudicato falloso, giustissimo il fischio ai danni di Musso e quindi fallo primo, fallo personale di Jan de Fall e terzo fallo di squadra per la Golden Gas Senigallia. Tre minuti di gioco, non sono stati segnati punti né a cronometro in corso né a cronometro fermo, tutto congelato sul 25-14, punteggio del primo periodo. Ci prova a mettere un canestro con un tiro a bassa percentuale, questo è un po' più alta percentuale, Pietrini con il tiro rovesciato dà il suo buongiorno alla partita con un canestrissimo. Umberto Pietrini che muove il punteggio sul tabellone elettronico, meno 9 per Senigallia. Adesso Ortona che deve fare i conti con il fatto che non c'è Castelluccia, buono il taglio, questa volta Pietrini ci mette una mano, riparte un 2 contro 4, se ne accorge Umberto, mette la palla nelle mani di Maggiotto che si cura poco se sia un 1 contro 1 o un 2 contro 4, parte la sua tripla, è sbagliata, rimbalzo di Carmine ed è lui adesso a fare il playmaker, a mettere ordine, ha visto che nelle ultime due azioni c'è stato di sicuro qualche congegno che si è inceppato nella manovra di Ortona che nel primo periodo è stata perfetta. Musso si avvicina a piccoli passi, movimento debole, infatti ne viene fuori un tiro altrettanto debole, una palla persa. Time out richiesto da Ortona con coach Quilici che vuole parlarci sopra sul punteggio di 25-16 in favore degli ospiti.
6 minuti 11 secondi alla sirena del riposo lungo, 25 Ortona 16 Golden Gas Senigallia, che lentamente sta cercando di riprendere il filo del gioco. Se ne è accorto Quilic, che ha chiamato il time out alla primissima occasione per spezzare il ritmo di Senigallia. Caverni, grande penetro e scarico per Fall, che va vicinissimo a un potenziale gioco da tre punti. Arriva invece il fallo, il fallo di Martone, e i due tiri liberi per Jan De Fall. Molto buona l'uscita dal time out con Michi Caverni, che legge subito la possibilità di cambiare velocità. Intanto il primo tiro di Jan De Fall a segno, con l'aiuto della cosiddetta piastra su cui la palla si posa e poi dolcemente si insacca. Preziosissimi i punti che arrivano dalla lunetta, e fa il 2 su 2 per il 25-18, 7 punti di vantaggio per chi è in attacco in questo momento. La partenza con i due post alti per poi fare il classico ribaltamento, blocco orizzontale più blocco verticale. Intanto il fischio è per un fallo in attacco, con Pietrini che ci mette il corpo, e fa bene Umberto a non tirarsi indietro su queste situazioni. Subisce il fallo, di fatto recupera la palla. Fallo di Raffaele Martone, cambio per Coach Valley. In campo Mirko Pierantoni, riposo per Jan De Fall. Coach Valley vuole mantenere alta l'attenzione su questo frangente, su questo momento della partita, che anche se siamo a 5 minuti e 47 dalla sirena di metà gara, è un momento chiave anche per Ortona. Arriva il cambio, ritorna in campo Castelluccia, quindi di nuovo Ortona con Castelluccia di Carmine in campo. Maggiotto si mangia la difesa, la straccia e va fino in fondo. Bravo Andrea Maggiotto a sfruttare il fatto che tutta la difesa è attentissima su di lui, anche a 7 passametri dal canestro. Va a segnare il 25-20. Intanto Ortona va a memoria e perde la palla con Castelluccia, che fa capire chiaramente ad Alessio Di Carmine che deve rimanere in angolo. Arriva anche il cambio per Di Carmine, fa il suo esordio in partita Agostinone, un buon difensore, va infatti a prendersi subito cura di Caverni. Vediamo se lo tratterà con la difesa a tutto campo. Il dai e vai di Caverni con Pierantoni, buona l'idea e il ritmo di questo attacco. Ci mette un piede di Carmine e ripartirà l'azione dalla rimessa laterale. 16 secondi a disposizione per la Golden Gas Senigallia, che ha 5 punti di ritardo a 5 minuti e 9 secondi dalla sirena con la rimessa da fondo. Maggiotto davanti a sia di Carmine, più alto di lui Maggiotto, se lo beve con la finta di corpo. Madonna santa, che canestro Andrea Maggiotto, da lungo puro contro un lungo di mestiere come Di Carmine. Intanto la difesa, al contrario di Caverni che mette pressione al palleggiatore, alla fine Di Carmine si ritrova in uno contro uno con Pierantoni ed è lucidissimo Gianluca Di Carmine a rimanere in posizione e segnare. Palla persa dall'altra parte di Senigallia, tutto immutato, 27-22, partita che si sta facendo minuto dopo minuto interessantissima. L'uscita di Martelli, la palla che gira ancora in punta per Di Carmine. Musso non hanno costruito quasi nulla, però adesso arriva il fischio che è un fallo in attacco, il secondo fallo in attacco fischiato in questa situazione a Ortona. Blocchi in movimento sono i fischi che la coppia arbitrale sta riservando a Ortona su questa situazione. E adesso ancora un fischio lontano dal gioco. Arriva il fallo per Alessio Agostinone, l'avevamo detto, un difensore sicuramente da rispettare. Il fallo però arriva su Michi Caverni e, siccome siamo in situazioni di bonus, Michi Caverni è in lunetta, ma purtroppo a sbagliare il primo tiro libero, purtroppo per Senigallia naturalmente.
Sbaglia anche il secondo, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Di Carmine, infatti così è. Vede correttamente Giulia Sartori, arbitro che arriva da Arsie in provincia di Belluno, rimessa per Senigallia, affidata alle mani di Maggiotto. Rimessa che va per Caverni, gira la palla per Bertoni, Pietrini è un tiratore, difensore davanti a sé, le mani basse, vuole Maggiotto che si allontana un pochino dal canestro per scoccare questa tripla. Questa volta non va, tutto il pubblico col fiato sospeso, ma partono comunque gli applausi. È evidente il cambio di marcia e di approccio del Senigallia in questi ultimi minuti. 5 punti di vantaggio per Ortona, si segna poco, ci prova Castelluccio a muovere il tabellone e ci riesce. Castelluccio, 13 punti personali per lui, è tornato in campo dopo la botta in testa senza nessun problema. Maggiotto, molto bene per Bertoni, battezzato, importantissimo il tiro di Bertoni che gonfia la retina e annulla la tripla in precedenza di Castelluccio, che emotivamente poteva essere comunque da ancora da digerire. Molto bravo Mike, 30-25, ancora da lontanissimo, sta diventando un esercizio di tiro da tre punti. Rimbalzo, lo prende Maggiotto, più in alto di tutti, vuole dare una palla magica a Pierantoni e Pierantoni segna, mamma mia che assist Andrea Maggiotto. Time out Ortona, 30 per gli ospiti, 27 per Golden Gas, 3 minuti e 13 alla sirena di metà gara. Minuti, 13 secondi, 30 Ortona, 27 Senigallia, con la Golden Gas che è rientrata emotivamente in partita e anche nel punteggio. Il meno 11 del primo periodo è diventato adesso un meno 3, ribaltamento e subito va vicinissimo al recupero Michi Caverni. Arriva invece il fischio a sancire il suo secondo fallo personale e anche Senigallia entra nella zona bonus in questo momento. Cocktail di blocchi a centro area su questa rimessa, Caverni in difesa su Musso, la palla va per Bertocco che alla fine scarica per Martelli, un buon tiro, non va neanche questo per Martelli che ne ha sbagliati tanti fino adesso. Maggiotto a cercare spazio con il corpo, il tiro a una sola mano da lontano, tutto sommato per essere un tiro di appoggio non va. Bertocco apre ancora per Agostinone che vuole la palla in posta, anzi più che in posta, in zona di ala, appena schiacciata per Castelluccio che subisce il fallo di Bertoni. Forse un po' ingeneroso questo fallo, ma tant'è. Tiri liberi in arrivo per Castelluccio e riposo per Caverni che poi ha due falli, quindi non vuole certo rischiare il terzo. Coach Valli in campo per Coach Valli, Marco Gnaccarini che rientra per questi ultimi 2 minuti e 37. Tiri liberi stanno facendo un pochino la differenza fino a questo momento. Ortona a 2 su 5, Senigallia a 4 su 8. Ortona che non c'è andata moltissimo in lunetta, anche se in questo giro fa 2 su 2 con Castelluccio che ha delle mani educatissime per quanto riguarda il fondamentale di tiro. Si riporta a più 5.
Ortona, Maggiotto si prende la palla dal consegnato di Bertoni, il fallo di Bertocco è automatico nel momento in cui apre così tanto il compasso dei suoi passi e ne approfitta Maggiotto per subire fallo e andare a segnare a cronometro fermo, o perlomeno a sperare di segnare a cronometro fermo. La speranza sul primo tiro libero diventa realtà, 8 punti per Maggiotto, 4 di ritardo per Senigallia, che diventano 3 dopo questo giro in lunetta, percorso netto di Andrea Maggiotto. Ancora un cambio in panchina, Agostinone in campo al suo posto, Alessio Di Carmine. Senigallia deve tentare di approfittare di questo momento in cui Gianluca Di Carmine è seduto per falli in questi ultimi 2 minuti e mezzo. Il pericolo numero uno sembra ancora essere Castelluccia, che viene cercato ad ogni possesso come in questa occasione, e ogni volta attacca e va ancora a pescare il fallo di Bertoni. Ancora un fischio giudicato al limite, con Bertoni che credo faccia valere le sue ragioni, e cioè: io ero con le mani alzate e lui che ha buttato contro palla e polsi contro di me. Ragioni che gli arbitri non condividono, e quindi di nuovo in campo fall al posto di Maika, che ha 3 falli, 2 tiri liberi in arrivo per Castelluccia. A segno ancora il primo Castelluccia, che è già a quota 16 punti personali. Assolutamente giocatore che, se entra in ritmo, è complicato da gestire. Sbaglia al secondo Gnaccarini a cercare subito il movimento che fa salire Pierantoni. Vediamo se per il landoff o per la salita di Maggiotto. Arriva la salita di Maggiotto, si trova davanti il cambio difensivo, Bertocco ha fatto fallo su di lui poco prima. La palla di Maggiotto è meravigliosa e Jan De Falle è altrettanto bravo a gestirla in spazi stretti, segna in mezzo a una selva di mani e riporta Senigallia a -2. Poi Castelluccia si ritrova la palla in mano, tiro difficilissimo, non va neanche lontano dal bersaglio, rimbalzo di Pietrini per Gnaccarini, ancora in mezzo a molte difficoltà, tunnel addirittura di Maggiotto! Mamma mia Maggiotto, ma stai scherzando, ma cosa fai? Ma cosa fai Andrea Maggiotto? La lucidità del genio e della follia nella stessa azione! Fallo di Martelli, potenziale gioco da 3 punti di Maggiotto, che in un misto di azione di palla canestro e calcio alla Lionel Messi riporta Senigallia in vantaggio sul punteggio di 34-33. Ci vorrebbe qualcosa per il mal di testa dopo questa azione, ma è bravissimo, davvero bravissimo Bertocco a calmare gli animi con una tripla che ha un peso specifico molto più alto dei 3 punti che vengono segnati a referto. Maggiotto ispiratissimo, Pietrini ha la possibilità di far saltare il palazzetto, e Umberto Pietrini si prende l'ovazione del pubblico dopo un'altra meravigliosa azione partita dalle mani di Maggiotto, passata dalle mani di Pierantonio e conclusa dalla tripla di Pietrini. Vediamo cosa succede in questa azione con Di Carmine, che si crea un po' di problemi, poi dalla palla in banca ancora Castelluccia, Castelluccia l'arresto, il tiro con il tabellone non va, rimbalzo d'attacco, non c'è tempo, scadono i 24 secondi, quindi vanificato il tentativo di tiro che comunque non era andato a segno. Ultimi minuti letteralmente entusiasmanti di questo match, 39 secondi alla sirena, 37 Golden Gas, 36 Ortona. Gnaccarini, vedremo se andrà per con il 2 per 1 Senigallia o cercherà di giocare un'azione comoda fino alla fine. Gran palla di Gnaccarini, viene saltato come il gioco della cavallina Jan De Falle, c'è il fischio e quindi il fallo di Musso, che si è bevuto la finta di Jande in modo totale, e quindi tiri liberi per il numero 50 in maglia bianca,
cambio in quest'ultimo possesso o presunto tale di Ortone in attacco, esce Di Carmine, ritorna in campo a Bassi, risponde Valli con Giampieri, che potrà entrare solamente in caso di realizzazione del secondo tiro libero, perché Falli intanto sbaglia il primo. Tutti con il fiato sospeso per questo secondo tiro libero che si insacca, e il fallo, scusate, il cambio è proprio per Andrea Maggiotto. Andrea Maggiotto lascia il campo per questi ultimi 28 secondi a Giampieri, che deve curarsi della difesa di Martelli, che fino adesso ha martellato il ferro senza trovare la misura del canestro. Dovremo stare attenti nei panni di Senigallia nel secondo quarto, eventualmente. Comunque, azione che si trascina, ci sono 3 secondi circa di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello del tabellone. Lasciata una tripla sbagliata, mancano 8 secondi, Gnaccarini a gestire questo pallone. Buona la palla, l'idea, ma la palla è tutt'altro che buona. Umberto Pietrini voleva rimanere aperto sui 3 punti, Gnaccarini lo immaginava con un taglio in avvicinamento. Occasione tutt'altro che malaccio, sprecata per Senigallia, che poteva chiudere con gli effetti speciali. Invece ci sono 3 secondi e 8 decimi a disposizione per Ortona per mettere insieme un tiro. Senigallia concede molto spazio e adesso deve prendersi un tentativo, e dipende solo da Ortona sbagliarlo, e per fortuna di Senigallia Ortona lo sbaglia, e quindi si conclude il primo tempo sul punteggio di 38 Golden Gas, 36 Ortona. I tabellini sono i seguenti per Ortona: 10 punti di Gianluca Di Carmine, 3 di Bertocco, 2 di Martone, 2 per Martelli, 3 di Musso e 16 per Castellucci. Per la Golden Gas 2 di Pierantoni, 5 di Giampieri, 3 di Bertoni, 5 di Pietrini, 11 di Jan De Falle, 12 per Andrea Maggiotto. Si rientra in campo, ricordiamo, siamo qui a Senigallia. Senigallia con la partita che vede di fronte Golden Gas e Ortona, è una partita che ha dato fino adesso 2 volti molto chiari, un primo periodo strano, tutto a favore di Ortona, un secondo periodo pienissimo di emozioni, veramente pienissimo in questa 26esima giornata di Serie B, Girone D. Abbiamo anche l'occasione di dare un minimo di aggiornamento degli altri campi, anche se non è certo questa la sede perché non è una diretta, ma i giocatori in campo potrebbero aver dato un occhio a quello che sta succedendo a Montegranaro, con Porto Sant'Elpidio in vantaggio di 8 a metà gara, e a Rimini, con Rimini sotto di 8 contro Bisceglie sempre a metà gara. Intanto arriva il primo fischio arbitrale per un fallo della difesa, si va subito in post basso a cercare un minimo di mismatch tra Musso e Caverni, la palla entra e esce, Castelluccia, un extra pass per Di Carmine che viene invitato al tiro da Maggiotto. Alla fine rimbalzo, inganna Gnaccarini, ma ancora più ingannato è Martelli, che forse non si aspettava una palla così facile da addomesticare. E allora Pierantoni dall'angolo prova a mettere un po' di salsa barbecue a questa partita, e Pierantoni insacca la tripla del più 5. Piatto destro di Maggiotto, che non può recuperare la palla coi piedi, lo sa bene ovviamente, rimessa laterale, se la ride Maggiotto, che dopo il numero da circo e cineteca, diciamo così, che ha fatto prima, tunnel, fallo, canestro, tiro libero aggiuntivo, un mix che ad altri giocatori servono 4 azioni per metterlo insieme, si sta adesso riprendendo il controllo della partita. Bravissimo Caverni a allungare le mani su questo tiro, e Gnaccarini a vedere Pierantoni che corre come tanti anni fa, poi per sfortuna sua e del Senigallia non trova il canestro. Ortona combina, un disastro dall'altra parte, errori e controerrori in posizione ravvicinate. Dopo l'errore di Martelli arriva questa palla insaponata per Martone, e Caverni a chiamare il gioco, blocco tra lunghi per l'uscita di Pierantoni, con la palla un po' ferma arriva Gnaccarini a dare un po' di movimento, il cambio difensivo ancora per Maggiotto. Sapevamo che poteva partire questa parabola, lo sapevano tutti, e Maggiotto insacca la tripla.
Ancora Maggiotto a cercare l'intercetto, devia il pallone, interrompe ancora l'azione d'attacco di Ortona e il pubblico comincia a spellarsi le mani e a far salire l'incitamento per i suoi ragazzi, giustamente, perché adesso siamo 44-36, Maggiotto si occupa da solo di Carmine, Pierantoni prende il rimbalzo, Martone molto veloce a togliergli la palla di mano ma poi non controlla, palla si perde sul fondo. Alcuni dati di questa partita che hanno un certo rilievo: mi viene da sottolineare il fatto che Senigallia è andata 13 volte in lunetta, cosa che è fondamentale e dà sicuramente un segnale di salute di questa partita, come in salute sembra essere Andrea Maggiotto, che adesso non sbaglia più, padrone assoluto Andrea Maggiotto. 47 Golden Gas, 36 Ortona, coach Quilici che cerca di resistere dal chiamare time out così presto, ma probabilmente non potrà più resistere dopo questa palla persa. Maggiotto ha un'idea meravigliosa che falla, trasforma in preziosi tiri liberi, non arriva al canestro, arriva però il fallo di Castelluccia ed eccolo qua il time out obbligatorio per Ortona, che arriva per interrompere la marea biancorossa sul punteggio di 47 Golden Gas, 36 Ortona. Si ritorna in campo e si riprenderà dai due tiri liberi a disposizione per Jan De Fall. Stavo guardando un attimo i punteggi dei quarti precedenti, il primo periodo lo ricordiamo bene, 25-14 Ortona, il secondo periodo Senigallia lo ha chiuso con un 24-11 che ha riportato a più 2 in chiusura proprio di tempo, mentre Jan De Fall realizza entrambi i tiri liberi. Adesso c'è un terrificante 11-0, terrificante se lo vogliamo vedere dal punto di vista dei blu e bianchi di Ortona. Martelli, tenuto a bada da Gnaccarini, prova a cacciarsi nei guai, quasi ci riesce, chiude il palleggio, si trova veramente in difficoltà, prova ad andargli in soccorso Bertocco che prova ad andare fino in fondo, ancora tanta confusione nell'attacco di Ortona che adesso interrompe l'azione con le maniere dure, sale un minimo di frustrazione mentre Caverni vola a terra dalla parte opposta dell'azione. Molto molto interessante adesso vedere come emotivamente manterranno, cercheranno di mantenere il controllo i senigallesi e cercheranno di reagire dall'altra parte gli abruzzesi, che rimettono in campo Castelluccia al posto di Martone. Rimessa che viene effettuata in questo momento. Vediamo se il parziale di Senigallia di 11-0 in meno di 3 minuti continuerà a crescere. Buono il taglio di Fall che cerca l'amico Tabellone, non va. Tutto molto ben eseguito, bisogna dirlo, forse anche complice un po' la difesa di Ortona che sta allargando un po' le maglie. Adesso arriva questo tentativo da 3 punti fuori misura, Gnaccarini dà uno sguardo in avanti, poi gestisce con calma, gli sfugge la palla, arriva in soccorso Pierantoni e tutti col fiato sospeso per ogni minimo segnale che da questa partita arriva. Buono il movimento di Caverni che sbaglia, rimbalzo, c'è Pierantoni forse lievemente trattenuto, non riesce a controllare il pallone, arriva semplicemente la rimessa laterale mentre l'arbitro Sartori va a dare
una voce ai due ragazzi, cioè Bertocco e Pierantoni, che sono stati protagonisti del piccolo scontro in precedenza, tutte cose che stanno all'interno di una partita del genere. Adesso Di Carmine per Castelluccia, ancora un po' di spazio a Castelluccia, ancora Valli che allarga le braccia e ancora Castelluccia che ringrazia e incassa la tripla. Infrazione di passi nel frattempo di Jan De Falk, che perde il controllo del piede perno. 49-39, 10 punti di vantaggio per i padroni di casa, che stanno cercando di gestire a volte il ritmo, forse una cosa che non ha grande motivo di essere fatta per com'è la situazione. Intanto Musso si avvicina con una qual certa comodità al canestro, viene sottovalutata la sua capacità di infilare in semigancio e invece fa canestro Musso. Caverni, anche lui lasciato avvicinare al canestro, arriva il fallo di Bertocco. Due azioni che forse a mio modo di vedere non trovano grande spiegazione tecnica, ma soprattutto neanche emotiva. Sicuramente ci sono ordini di scuderia che prevedono che Caverni possa avvicinarsi al canestro, ma Michele non può far altro che ringraziare e andare a prendersi due tiri liberi molto importanti per la sua gara personale. E infatti Caverni segna il primo e quindi anche il suo primo punto personale di questa gara. Più 9 Senigallia, 50-41. Sbaglia il secondo, rimbalzo preda di Di Carmine, ancora percentuali e tiri liberi non brillanti di Senigallia in questo momento. Si costruisce l'angolo di blocco, Musso mantiene il palleggio aperto, prova a cercare una azione fotocopia di prima. L'azione viene completata da Martelli, che sbaglia da lontano. Il rimbalzo però è di Di Carmine, che sa bene cosa fare di quel pallone, e Gianluca Di Carmine torna a fare quello che sa far meglio: prendere rimbalzi in attacco e usare la sua educatissima mano sinistra per appoggiare al tabellone. Maggiotto, vediamo se riuscirà a crearsi un tiro. Arriva il tiro, è da due punti e infatti arriva lunga la sua parabola, come se quella distanza fosse troppo facile per lui. Non è un cliente da lasciar tirare Castelluccia. Arriva un tiro, arriva l'errore, arriva anche il rimbalzo di Bertocco, che adesso, nonostante l'atteggiamento di sfida, sta però costruendo un'ottima partita, se non altro da un punto di vista dell'utilità. Arriva il time out di coach Valli. Valli a interrompere il gioco sul punteggio di 43 Ortona 50 Golden Gas. Cinque minuti. Cinque minuti, 50-43 per la Golden Gas, 5 minuti dalla fine del terzo periodo. Questa è la situazione che si presenta ai giocatori che rientrano dal time out in questo momento, e c'è addirittura un atteggiamento, sembra essere polemico, di Castelluccia. L'arbitro va a chiedere a Fall di essere meno aggressivo, forse, non so interpretarla questa chiamata, c'è poco da interpretare. Parte l'azione di Di Carmine, lo scarico, atteggiamento completamente diverso all'uscita del time out, ma la tripla è sbagliata, quella partita dalle mani di Musso. Maggiotto, numero da circo in mezzo alle gambe, il classico prova a prendermi, che si conclude con un fallo di Musso, terzo fallo personale. E Maggiotto
nelle vesti di Udini, che fa sparire il pallone e poi lo fa ricomparire dall'altra parte con un sottogamba. Gnaccarini a cercare con ordine il ritmo giusto per questo attacco. Caverni vuole fallo in post basso, lo vede marcato da un piccolo, lo serve e fallo, realizza il suo 15° punto personale, riporta più 9 Senigallia. Maggiotto contro Bertocchio, che da quella posizione vuole cercare le mani di Maggiotto, trova invece l'infrazione di Passi. Serendipity un po' amara per Bertocchio, che perde palla, non è d'accordo con il fischio arbitrale, ma tant'è, si ricomincia il gioco, chiama il movimento 5, l'uscita di Maggiotto tenuto a vista da Martelli, che non guarda neanche il pallone, un francobollo sulla schiena di Maggio, il giocatore di Ortona, che adesso è in posizione singola, non ha l'aiuto di nessuno. Maggiotto attira, se tutta la difesa, regala Piero Antoni, l'assist per la tripla insaccata dal capitano, più 12 per Senigallia. Bravissimo Mirko Pierantoni a rimanere freddo in quelle situazioni, ma di situazioni alla sua età ne ha viste parecchie. Martelli ancora per Musso, Caverni arriva con un attimo di ritardo sull'anticipo, Musso si mette in una situazione fuori equilibrio, poi ci pensa tutto, ci pensa a pulire tutto Gianluca Di Carmine, che segna anche da tre punti. Lo dicevamo nel primo tempo, giocatore completo, in grado di fare quasi tutto. Caverni con la penetrazione prova a prendersi il fallo di Castelluccia, viene fuori invece un fallo in attacco. L'interpretazione che ci viene da dare è che l'arbitro forse ha notato un'intenzione troppo netta di cercare solo il contatto invece che la penetrazione, e questo fischio conta perché Caverni commette il terzo fallo in questa occasione, torna in campo al suo posto Fabio Giampieri. 9 punti di ritardo per Ortona, che sta attaccando in questo momento. Castelluccia gli vuole negare l'uscita, falla e falla, si fa pescare ancora in situazione fallosa. Fischio che non convince il giocatore con la maglia numero 50. Intanto Martelli in panchina, Martone in campo per Ortona, stessa situazione per Senigallia, ma è fallo a uscire ed è Bertoni a rientrare, rimessa laterale per Ortona, che sta lentamente rosicchiando possesso dopo possesso, punti al Senigallia, che adesso rischia qualcosa concedendo questa tripla di Carmine. Poi il tentativo di Musso non va a buon fine, non riesce a salvare questo pallone e Senigallia riprende a manovrare dal più 9. Mancano circa 3 minuti alla sirena della fine del terzo periodo, vediamo se vorranno far rifiatare per un possesso Maggiotto. Difesa di Musso fallosa, e adesso c'è un gran da fare per gli arbitri, il gioco è spezzettatissimo, coppia arbitrale che sta cercando di mantenere sotto controllo i contatti di questa partita. Rientra in campo nel frattempo Abbassi, che si prenderà cura di Gnaccarini, pronto per la rimessa laterale. Chiarimenti tra arbitro e coach Quilici dell'Ortona Basket, con Gnaccarini che dice: vorremmo giocare a basket, visto che negli ultimi 2 minuti sono riusciti a completare 2 azioni a testa per una quantità enorme di contatti, che per carità erano tutti sanzionabili. Intanto Piero Antoni corre da 3 punti, questa volta la sua posizione viene onorata da Di Carmine. Allora Piero Antoni riallarga per Giampieri, che deve scoccare un tiro con una parabola complicata per evitare le mani del difensore, ne esce un errore, parte la transizione di Carmine, qualche problema nel controllo del pallone, ma è tutto regolare. Di Carmine con grande freddezza realizza ancora in avvicinamento, 17 per lui e più 7 per Golden Gas Senigallia sull'Ortona, 2 minuti e mezzo che sembrano lasciare intendere quale sarà il clima dell'ultimo periodo. Di Carmine legge un'ingenuità nel passaggio di Bertoni e si va a fare tutto il campo in palleggio per depositare a canestro. Rifiata un attimo Senigallia e subito Ortona si fa trovare pronta. Gnaccarini a cercare spazio
con il blocco di Pierantoni, di Carmine, va ancora vicinissimo al recupero, arriva il fischio dell'arbitro Semenzato che sancisce il terzo fallo di Gianluca Di Carmine. Tiri liberi per Gnaccarini, fischio importante se guardato dal punto di vista biancorosso. Tre falli per Di Carmine e primo tiro libero a segno per Gnaccarini. Anche Gnaccarini si iscrive a questa partita. Gnaccarini protagonista della tripla che ha sigillato la vittoria di Senigallia nell'ultima partita in casa, giocata una settimana fa. 2-2 per Gnaccarini, subito palla in post basso per Castelluccio, guardato da Bertoni, bravissimo Maggiotto a prendere il tempo a Castelluccio che si stava preoccupando di tutto tranne che dell'aiuto dal lato forte. E Maggiotto che ha un'intuizione diciamo leggermente superiore alla media per quello che riguarda questo giochino, si prende anche il fallo di Luca Castelluccio, terzo fallo anche per lui e due tiri liberi di per Maggiotto che già fa scoccare il primo, scocca il primo e segna, sale a quota 19 Andrea, più 8 per Senigallia. Seconda parabola in aria, si infrange sul ferro Pierantoni, bravissimo questa volta con un passaggio addirittura cieco, palla buttata letteralmente via in situazione sicuramente di difficoltà. Castelluccio si accorge che davanti a sé c'è Fabio Giampieri, allora si prende il tiro in arretramento, Giampieri non può marcare quel tiro e Castelluccio c'è poco da fare, va solo applaudito per questa scelta offensiva e per questa esecuzione offensiva. Gnaccarini dall'altra parte a voler il blocco per Giampieri, Giampieri che si fa cogliere in infrazione di passi, solleva per un attimo il piede perno e mentre Ortona si appresta a rimettere la palla in gioco c'è il cambio, riposo per Castelluccio che a 1:17 va in panchina, non vuole rischiare il suo quarto fallo. Coach Daniele Quilici, rientra in campo l'altro Di Carmine, quello con la palla in questo momento che la serve al suo omonimo Gianluca in post basso contro Bertoni. Bertoni ha un grande affare oggi, ha marcato come spesso gli accade sempre persone più alte e quotate di lui, ma questa volta Bertoni si prende una grandissima rivincita, super difesa di Mike Bertoni e recupero per Senigallia, cambio anche per Di Carmine, anche lui gravato di tre falli e quindi ultimo minuto per Ortona che ha in campo 5 giocatori senza le sue due stelle, diciamo così, Gnaccarini. Vedremo subito quale scelta cercherà di fare in questo caso. La scelta è l'arresto e tiro, il tiro è corto, il rimbalzo è per Alessio Di Carmine. Intanto ci sono un po' di tamponamenti in zona attacco di Senigallia e alla fine Maggiotto che conquista il pallone, si va a prendere anche il fallo antisportivo di Martone, tiro libero per Maggiotto e possesso per Senigallia. Martone sale a quota tre falli e adesso si scalda il pubblico e si scaldano gli animi dopo questi fischi che sono sicuramente complicati da gestire perché di contatti ce ne sono tantissimi. Tiro libero intanto di Maggiotto che va a segno, rimessa laterale per Giampieri, affidato a Gnaccarini questo inizio di gioco. 35 secondi al termine, ce ne sono 15 di discrepanza, vediamo se andranno un tiro rapido. Maggiotto ha la palla in mano e 9 metri, viene ovviamente tenuto con grandissima attenzione. Maggiotto sale per il tiro, nessuno si aspetta il passaggio a quel punto e c'è la palla persa per Senigallia che lascia ad Ortona la possibilità di chiudere con un'azione d'attacco il terzo periodo di gioco. 5-9 Golden Gas, 5-2 Ortona, 22 secondi alla sirena che ci divide dagli ultimi 10 minuti di gara. Abbassi con la palla in mano dà un'occhiata al cronometro
partono un paio di tagli per cercare di muovere la difesa. Vedremo se sarà un uno contro uno di Abbassi, che ha buone gambe per provare ad andare fino in fondo. Va invece con l'arresto e tiro, parte la parabola corta sul primo ferro, c'è tempo per fare un altro attacco. Abbassi ha senza dubbio scoccato troppo presto il tiro. Neccarini approfitta dell'occasione per prendersi un ottimo tiro, ma non va, e quindi il terzo periodo si chiude sul 59 Golden Gas, 52 Ortona, 20 per Maggiotto, 8 per Pierantoni, 2 per Gnaccarini, 5 per Giampieri, 1 per Caverni, 3 per Bertoni, 5 per Pietrini e 15 per Far. Dall'altra parte Di Carmine 19, 21 Castelluccia, e poi 5 di Musso, 2 di Martelli, 2 di Martone, 3 di Bertocco. È chiaro quali sono le bocche da fuoco degli avversari, lo vedremo fra poco in campo. L'ultimo quarto, 5-9 Golden Gas, 5-2 Ortona. Ultimi 10 minuti in arrivo, ultimo periodo, si parte con Caverni, Giampieri, Bertoni, Pierantoni e Maggiotto per Senigallia, dall'altra parte Abbassi, Di Carmine, Alessio e Gianluca, e poi Bertocco e Martelli, che si fa pescare sul cambio difensivo da Bertoni, che se lo porta a scuola, realizza e subisce anche il fallo, avrà un tiro libero aggiuntivo. Martelli secondo personale e Bertoni che fa subito capire quale sarà l'aria che tirerà in questo ultimo periodo. Davvero bravo Mike in questa situazione, completa anche il gioco da tre punti e riporta in doppia cifra di vantaggio i suoi 6-2-5-2. Di Carmine per Bertocco, la palla ancora lontanissima dalla zona delicata, arriva un'azione debole, infatti c'è il recupero perfezionato da Maggiotto che si ferma, poi serve Pierantoni, la vuole mettere subito in moto per Giampieri, libero da tre punti importante di Fabio, non va, rimbalzo che alla fine è preda di Gianluca Di Carmine. Lo scarico per Martelli, non ha segnato mai fino adesso, non segna neanche stavolta, ma c'è il fallo di Maggiotto e saranno tre tiri liberi per Ortona e secondo fallo personale di Andrea Maggiotto. Ortona che fino adesso è superiore ai numeri di rimbalzi, il conteggio dei rimbalzi è 36-29. Mentre Martelli sbaglia il primo dei suoi tiri liberi, mentre il conteggio di tiri liberi è decisamente diverso, 0 su 2 per Martelli che non ha ancora trovato proprio confidenza con i ferri del Palasport a Senigallia. Ortona è a 5 su 11 per quanto riguarda i tiri liberi di squadra. Intanto tre punti per Martelli. Caverni per Bertoni, l'end-off cambia velocità, gran palla per Pierantoni, ma tutto è interrotto dal fischio arbitrale di Sartori che ravvisa il fallo di Abbassi ai danni di Caverni, e quindi rimessa da fondo per la Golden Gas affidata alle mani di Maggiotto. Il primo taglio di Caverni, il secondo di Giampieri, la ricezione subito alla finta, bravissimo Fabio a mettersi in ritmo, parte la sua parabola ancora sfortunata, ma l'ultimo tocco sembra essere proprio di una maglia scura, e così è. Ancora 14 secondi a disposizione per Senigallia, che deve continuare a prendere questi buoni tiri in ritmo. Giampieri ne ha avuti alcuni, legge adesso bene il passaggio del difensore, poi malinteso tra Pierantoni e Caverni. Ancora una palla sprecata in una situazione che poteva essere piuttosto importante. Ricomincia ad lavorare Ortona con il taglio stretto di Martelli, non si fida Bertocco, allora va alle mani sicure di Gianluca Di Carmine, che viene invece scippato della palla da Giampieri. Grande azione difensiva di Fabio, che con orgoglio si sta rendendo utilissimo in una giornata in cui non è riuscito ancora a trovare il ritmo in attacco, e adesso va fino in fondo. Fabio prova a crearsi spazio con la mano sinistra, sfortunato,
ne approfitta Bertocco per tentare una transizione, ma il suo passaggio è molto prevedibile. Tutto interrotto quindi dal fischio arbitrale, cambi che arrivano in questo momento. Martelli e Bassi in panchina, tornano in campo Musso e Castelluccia per Senigallia. Rientra Falla al posto di Pierantoni. Vedremo subito gli accoppiamenti. Maggiotto per Bertocco e ovviamente Caverni per Musso. Maggiotto a mani basse a sfidare un po' Bertocco da lontano, la palla è per Castelluccia. Maggiotto rimane nei pressi perché c'è Bertoni, che però si comporta benissimo in difesa. Castelluccia esagera, ne viene fuori un brutto tiro, ma poi Di Carmine va più in alto di tutti, scusate, sì Di Carmine, ma Alessio Di Carmine questa volta va più in alto di tutti a prendersi il rimbalzo, a subire fallo proprio di Maggiotto, terzo di Maggiotto e rimessa da fondo per Ortona. Due falli a testa per le squadre, sono passati neanche due minuti dall'inizio dell'ultimo periodo. Maggiotto che va a cercare il suo quarto fallo personale senza riuscire a compensare in qualche modo la situazione difensiva che si era creata. Cambio obbligatorio per Valli, che deve rinunciare per qualche minuto ad Andrea Maggiotto. Rientra in campo Marco Gnaccarini. Adesso Senigallia dovrà trovare qualche protagonista che non sia Andrea Maggiotto per alcune delle azioni che verranno in attacco. Intanto Giampieri ancora in difesa alla grande, però la palla è nelle mani di Castelluccia, che non sbaglia nemmeno stavolta. Applausi per Castelluccia, che anche in situazioni di ritmo spezzato segna con il suo arresto e tiro educatissimo. Caverni da lontano, un po' sfidato da tre punti, vuole ancora giocarla per qualche secondo. La palla passa per le mani di Fal, torna a Caverni, il cambio difensivo, c'è Castelluccia su di lui. La palla ancora per Gnaccarini, che prova ad andare in penetro scarico per Giampieri da tre punti, importante, sale la parabola di Giampieri, ancora un errore. Bertoni non può ovviamente interrompere con un fallo questa transizione. Bertocco ancora per Castelluccia, dimenticato dall'angolo, rischio massimo per Senigallia, che non paga pegno perché l'errore di Castelluccia questa volta porta un rimbalzo preda di Senigallia. Ancora Caverni, spinto sul fondo, la palla per Bertoni, la vuole consegnare a Gnaccarini. Gnaccarini contro una difesa che si sta chiudendo sempre di più, e la palla per Bertoni è un po' prevedibile, sporcata dall'intervento di Gianluca Di Carmine. Senigallia avrà 6 secondi per quest'ultimo possesso, mentre entra in campo Umberto Pietrini. Coach Alessandro Valli vuole testare la fiducia nel tiro di Pietrini, che ha messo una tripla importante nel primo tempo. Vedremo se su questo possesso, mancano 5 secondi, Gnaccarini dovrà inventare qualcosa. La palla a Bertoni, deve inventare un tiro, non c'è tempo per scoccarlo. Infatti suona la sirena, un po' di confusione nel timing dei ragazzi di Senigallia. Caverni prova a scuotere i suoi, vedremo su questa azione difensiva Ortona cosa inventerà, e Senigallia come controbatterà. Si muove tanto la palla, alla fine Bertocco ha una corsia molto libera per entrare, sbaglia il tiro e il rimbalzo è ancora per la Golden Gas, che si trasferisce nella metà campo offensiva con delle idee non forse chiarissime. Adesso il Falla da tre punti sfidatissimo, si prende la sfida, la palla non entra, ma è prezioso Mike Bertoni a ridare un extra possesso. Ancora Gnaccarini da tre punti, ancora errore, ancora Bertoni che conquista un extra possesso, e adesso Valli cerca di chiedere un'azione costruita in un modo più utile. Vediamo, Gnaccarini vede bene, Fall riceve la finta e l'appoggio al tabellone. Terzo extra possesso per Senigallia, che porta punti alla causa dei ragazzi in maglia biancorossa. Si muove il punteggio, 6-4 Golden Gas, 5-5 Ortona. Musso fuori per Castelluccia, ancora ingenuità, Castelluccia non punisce, ma sul rimbalzo d'attacco è Bertocco che con le mani lunghissime fa preda, si prende il pallone, è sua e la sua iniziativa porta al fallo e ai due tiri liberi proprio per Ortona. Intanto il fallo di Pietrini porta
a quota 4 quelli della Golden Gas Senigallia, quindi bonus esaurito per la Golden Gas a 5 minuti e 37 dalla fine dei tempo, o perlomeno dei tempi regolamentari. Bertocco intanto fa 2 su 2, riportando a meno 7 i suoi, con tutto il pubblico che con gli occhi incollati a queste iniziative. Michele Caverni prova un'incursione in area, ma le trame della difesa sono serratissime, arriva all'infrazione di passi. Vedremo quando Valli sceglierà il momento di rimettere in campo Maggiotto, perché ovviamente ci sarà un momento chiave in cui Maggiotto rientrerà in campo, e dall'altra parte intanto si alza il centro, Raffaele Martone gli lascia il campo Alessio Di Carmine, torna praticamente con lo schieramento iniziale tranne Bertocco per Martelli, che non ha trovato ritmo oggi, mentre invece Bertocco si è reso molto utile in diverse zone del campo, come a rimbalzo offensivo in precedenza. Di Carmine a gestire l'inizio del gioco, Musso passa prima dietro, poi prova ad attaccare, palleggio aperto, bravissimo Musso a costruirsi il tiro, non va, tocca a fallo, recupera definitivamente Caverni, che vuole ancora ragionare, giustamente la difesa rientra, e quindi schema corna. Il blocco di fallo per Caverni, che vuole servire a fallo, una palla complicata, fallo, si gira in allontanamento, sbaglia, rimbalzo di Ortona, riparte Musso, Bertocco prova ad avvicinarsi e si va a cacciare nei guai. Ingenuità scritta in grassetto su questa azione di Bertocco, che aveva più possibilità di concludere, ma vuole avvicinarsi e Fall conquista il fallo di sfondamento. Ed eccolo qui la sostituzione che coach Quilici va a operare, torna Martelli in campo proprio per Bertocco. 4 minuti e 44 secondi alla sirena di questo match che ci sta facendo emozionare non poco, anche se adesso sta vivendo un momento di contrazione davvero lungo sia da una parte che dall'altra. Sale Jan De Fall, il ribaltamento non è per Gnaccarini ma è il consegnato per Pietrini, arriva un po' morbido sulla palla, adesso è Gnaccarini che deve inventarsi qualcosa. Fall ancora la partenza, l'arresto e tiro, non è un suo movimento, un movimento da guardia, la palla balla sul ferro, non entra, ancora sterilità offensiva per tutto il comparto. Grandissima lettura di Caverni, che si difende dopo il recupero e segna. Capolavoro di Michele Caverni in un momento chiave del match. Michele spesso ci ha abituato a un quarto periodo di alto livello, ma di alto livello è ancora Castelluccia. Castelluccia che non si fa mai trovare in ritardo su queste situazioni. Tripla e 66 a 60 da 2, il tentativo di Gnaccarini ancora corto, a rimbalzo lotta Bertoni che si prende un paio di spinte, tutto regolare, cade a terra Mike, cerca di tenere il possesso e anziché buttarlo addosso a un avversario prova a servire un compagno, ne esce fuori Di Carmine con la palla in mano per Musso. Sta succedendo veramente di tutto, palla per Di Carmine che prova ad andare fino in fondo e ci riesce, Gnaccarini non può fare altro che guardare la palla infilarsi. Sale e supera quota 20 anche Di Carmine, 4 punti di vantaggio per la Golden Gas, 3 minuti e 13, l'arresto e tiro di Caverni è in fiducia e segna, bravissimo Michele Caverni con un arresto e tiro che ha un peso enorme sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista reale di palleggio. Intanto sulla sede del campo c'è Andrea Maggiotto, Musso da 3 punti, la parabola è fuori completamente dal bersaglio e Gnaccarini muove la palla per Pietrini, da 3 punti deve prendersi questo tiro importante, non va, a rimbalzo c'è solo fall contro 3 maglie dell'Ortona. Grande Caverni, ancora il recupero, ancora il canestro in solitaria e il time out obbligatorio di Ortona in un momento che porta un'unica firma, quella di Michele Caverni, che fissa il punteggio sul 70-62 a 2 minuti e 33 dalla sirena.
Si riparte, 2 minuti e mezzo alla sirena della fine della partita o dei tempi regolamentari, più 8 alla Golden Gas, lo ha conquistato alla grande, ma alla grande esce dal timeout anche Ortona, che con il taglio backdoor di Carmine realizza in un attimo 2 punti importanti. E adesso Ortona deve curarsi anche di Andrea Maggiotto, e la cura di Martelli non rientra all'interno del regolamento, diciamo così, secondo l'interpretazione giusta arbitrale. Fallo numero 4 di squadra anche per Ortona, che esaurisce il bonus falli in questo momento. Maggiotto, l'arresto, poi la penetrazione, l'arresto in allontanamento, canestro spettacolare di Andrea Maggiotto, che fa sembrare semplice una cosa tutt'altro che facile. Ancora 8 punti di ritardo per Ortona. Musso per Di Carmine, sfidato al tiro, non una buona idea, ma la fortuna dice errore e rimbalzo per Senigallia, con Caverni che, lo dicevamo, ci ha abituato a dei quarti periodi di altissimo livello. La palla per Maggiotto e con i tempi perfetti, poi l'intervento della difesa è falloso e Maggiotto ferma il cronometro e va in lunetta, importantissimo, perché oltre a poter mettere punti dà anche la possibilità di rifiatare a Jan De Falk, che è stato in campo tantissimo, e di conseguenza anche a Caverni, che ha prodotto uno sforzo enorme negli ultimi minuti. Intanto Maggiotto sale a quota 23 e 24 con il 2 su 2 per il più 10 che separa la Golden Gas dall'Ortona quando mancano 1 minuto e 30. Coach Valley non vuole assolutamente che si alzino le mani dal manubrio, c'è l'errore, la lotta a rimbalzo vede un fallo di Michele Caverni, quarto fallo di Michi, che manda in lunetta Martelli. Tutto giusto, direi, vista la situazione, perché non si poteva ottenere granché da quella lotta a rimbalzo. Martelli, primo tiro libero, non va neanche questo. Serata veramente freddissima per questo giocatore. Secondo tiro libero, non va, rimbalzo che se lo contestano Bertoni e Martone. Bertoni ha la meglio e adesso Valli cerca giustamente di dire giochiamo con il cronometro, arriviamo al limite del tempo, mancano 1 minuto e 5 secondi, 10 punti per Senigallia sembrano essere tanti. Michele Caverni rischia qualcosa, poi alla fine arriva l'infrazione di piede e quindi rimessa laterale, 14 secondi. Michele Caverni con la rimessa per il possesso che potrebbe essere decisivo per questa partita, a mettere pressione al palleggiatore c'è proprio Di Carmine. Maggiotto con la palla da 8, 9, 10 metri, non conta più. Maggiotto, l'arresto e tiro, vuole la tripla, poi no, un balletto, lo scarico sulla sirena, la tripla che fa esplodere il palazzetto, è di Michele Caverni che sigilla una partita bellissima personalmente ma anche di squadra. Adesso la lotta a rimbalzo, ancora un canestro di rapina di Di Carmine, ma la partita potrebbe essere conclusa. L'atteggiamento del corpo è di quelli che sembrano voler dire ok, accettiamo il responso. Fallo di Martone su Caverni che va in lunetta e adesso anche Jan De Fall vuole sentire il calore di una platea che vede ancora una partita importante ben interpretata dal Senigallia, con coach Alessandro Valli che forse su questo contatto pretendeva qualcosa in più, ma c'è poco da pretendere. Senigallia interpreta alla grande una partita importantissima perché la proietta a quota 28 punti in classifica, mentre Caverni sbaglia il primo tiro libero. Mancano 29 secondi alla fine, 11 punti di vantaggio per la Golden Gas Senigallia, che dicevamo si proietta a quota 28. Vedremo quale sarà l'esito della partita di Porto Sant'Elpidio e Rimini, gli esiti delle partite di Sant'Elpidio e Rimini. Caverni 11 punti personali, non potrà portare la palla fino alla sirena. Musso, giustamente Senigallia
lascia giocare un possesso che è completamente inutile dal punto di vista del risultato, e la partita finisce virtualmente qui con il punteggio che dice Golden Gas Senigallia 78 Ortona 66, quindi vince la pallacanestro Senigallia, una delle partite più importanti della sua stagione. I punteggi, i tabellini sono i seguenti: per Ortona 5 punti di Bertocco, 2 di Martone, 3 di Martelli, 5 di Musso e poi 25 di Carmine e 26 di Castelluccia, unici veri protagonisti dell'attacco abruzzese. Per Senigallia ci sono 8 punti di Pierantoni, 2 di Gnaccarini, 5 di Giampieri, 6 di Bertoni, 11 di un immenso Caverni, 5 di Pietrini, 17 di un generosissimo Jan De Fal, che chiude a 17 punti e 9 rimbalzi, e 24 di un geniale Andrea Maggiotto, che ci ha fatto vedere cose veramente di un'altra categoria. Signore e signori, grazie dell'ascolto. I saluti sono di Marco Paialunga al commento e di Enrico D'Onofrio alla telecamera e all'aspetto tecnico della gara. Ci rivediamo per la prossima partita su questo campo fra un paio di settimane. La Golden Gas vince su Ortone 78-66. 17 punti.